Ok, non è partita. Davide Cimolai, pronti con questa avventura che si chiama Milano-Sanremo, una corsa qui, tu hai sempre detto, ci tengo tanto tantissimo. Sì, continuo a inseguire questo sogno, che appunto si chiama Milano-Sanremo, cercherò di migliorare l'ottavo posto dell'anno scorso e poi quest'anno fortuna vuole che c'è bel tempo, quindi partiamo ancora più motivati. Gli avversari più ostici, più duri per questa Sanremo? Ma non saremo incerto, ce ne sono davvero tanti, mi viene in mente Van Avermaet, Sagan, Christoph, Matthews, ce ne sono tanti, quindi è inutile puntarne uno, nel finale comunque conterà aver gambe e lì daremo il massimo. Preferiresti un finale con una volata completa o una volata ridotta? Beh, la Milano-Sanremo non c'è mai una volata completa, il 90% delle volte viene fuori una volata ridotta e soprattutto da gambe. Tu hai corso la Parigi-Nizza, un quarto posto là, quindi la condizione e la gamba c'è. Sì, come ho detto la condizione c'è, sono contento di aver ottenuto un bel piazzamento in una tappa davvero impegnativa e quindi partiamo tranquilli. In bocca al lupo. Crepi, grazie.